Ciao a tutti e benvenuti su Avor Virgo. Siamo qui per parlare oggi di calciomercato e per la precisione di una notizia che ha lanciato tutto il mercato web che riguarda un attaccante svedese che sembra essere entrato nel mirino del Lecce. Stiamo parlando di Stefano Holmqvist Vecchia, classe 95 del Sirius. Questo perché Pettinari sembra destinato a firmare per la Cremonese, quindi si andrebbe a liberare uno slot in rosa poi da riempire con l'attaccante chiaramente italo-svedese. Vi parlo un po' del calciatore. È nato calcisticamente nel Bromo Poikarna, poi il 1 gennaio 2017 è passato a titolo gratuito al Sirius. A livello tattico è prettamente un'ala destra che però le sue migliori partite le ha giocate sulla fascia opposta, quindi sulla fascia sinistra, essendo lui piede destro, quindi appena invertito. E in questo, diciamo, scacchiere tattico può mettere in mostra il suo più grande fondamentale, che è il tiro dalla distanza, quindi dal limite dell'area o comunque poco fuori, quindi rientrando sul destro e calciando sia di potenza che a giro. Diciamo, ad ora ha giocato più o meno sulle 130 partite da professionista, mettendo a segno 41 gol e 18 assist. Sicuramente è un profilo interessante che comunque ha ancora margini di crescita. Due punti però mi lasciano un pochino stupito, però mi lasciano un po' perplesso. Il primo è che in un gioco lento come la Svenskan, un giocatore così può comunque dire la sua, perché a livello tecnico è comunque superiore a molti, molti, molti altri giocatori di questa serie. Però, soprattutto sulla corsa, lo vedo pesante. Non ha una corsa fluida, nonostante, ripeto, sia un 82, comunque, ripeto, la muscolatura è molto vigorosa, è molto pesante. Non c'è quella corsa fluida, se magari scattante o prepotente, bensì è, boh, non so, pachidermico. Mi dà veramente la sensazione di pesantezza. Come quando fate quei sogni che dovete scappare dal mostro, però un peso vi tiene. La seconda ragione che appunto mi stupisce un pochino è riguardo lo scacchiere tattico, perché lui, ripeto, a destra, diciamo principalmente a destra, che può giocare anche sulla sinistra, più invertito, però il Lecce mi gioca con un 4-3-1-2. Quindi andare a prendere un giocatore di 25 anni, 26 nel 2021, e adattarlo come seconda punta quando è il primo anno che tu cambi nazione, non so se parli italiano, essendo appunto un italo-svedese, però quindi il processo di adattamento può essere anche un pochino più lungo, non lo so, non lo so. Tra l'altro un'operazione un po' strana, perché comunque di solito a gennaio, soprattutto la B, mira a prendere squadre, anzi scusate, mira a prendere giocatori che già conoscano la serie, che possono dare un valore aggiunto alla squadra. Quindi il fatto che magari venga investita una somma, sebbene magari iniqua, per un giocatore così a gennaio, straniero per una squadra di B, boh, non lo so. Però può essere un attimo un cambiamento di questo pazzo calciomercato. Ripeto, sicuramente un profilo interessante che può dire la sua. In un Lecce, boh, ai posti della tua sentenza. Tra l'altro il Lecce che poi in estate ha ingaggiato anche il centrocampista centrale classe 98 Björkengren dal Falkenberg. Vi lascio comunque qui sopra nelle schede il video di riferimento, perché anche su di lui ho fatto una presentazione. A me farebbe piacere se venisse in Italia, sarebbe una sorta di Gagliolo 2.0, ma al contrario, cioè, quindi uno svedese che comunque gioca in Svezia ma viene a giocare in Italia. Quindi mi farebbe piacere un altro scandinavo, mi lascia dubbi, ripeto, ai posti della tua sentenza e staremo a vedere. Soprattutto mi incuriosiscono le cifre, perché comunque comprare la Svezia questi profili, se sono interessanti, non te li vendono a poco prezzo. Comunque, se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete
e attivate campanelle di notifiche, perché solo in questo modo riceverete le notifiche appunto sul vostro device dei video che carico sul canale. A breve, a giorni, forse domani, andremo anche in live con il progetto Real Football portato avanti da me e Pietro @MrFM sul suo canale YouTube. Ovviamente seguite entrambi sui nostri social, perché lì pubblicheremo l'ora e non so se qualche piccolo spoiler, ma non penso. Seguiteci così. Quindi vi mando un abbraccione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!